Allora, oggi è mercoledì. Che giorno è? Mal ricordo. Che capoccia. Scusate, a 27. Stavo che oggi è uscito il video di che siamo stati il vlog di Firenze e ho incominciato già a rispondere un po' di ragazze che avevano scritto sotto il video. Allora, oggi sono a casa. Che bello! Ogni tanto me lo concedo. Fatelo, cercate di concedervi un giorno. Io non lo posso fare sempre, però ogni tanto me lo concedo un giorno di riposo perché ci vuole. Riposo, che parola un po'. Riposo nel senso che non vado a lavoro, ma a casa bisogna lavorare, pulire. Infatti, guardate il divano ieri come l'ho lasciato, perché mi sono addormentata sul divano. Ho detto no, vabbè, tanto domani devo mettere a posto e lo metto a posto. Ecco, queste luci che sempre, luce di qua, luce di là. E allora, io non lo so, mi sono uscite un po' di bolle, cioè, sembrano tutti brufoletti sotto pelle. Non lo so, eppure per fortuna che uno fa bene, cioè, almeno mi auguro di far bene la skincare, pulire il viso quando mi strucco. Chissà, adesso oggi voglio provare a non truccarmi, far respirare un po' la pelle. Ieri sera invece non ho messo nessuna crema, ho messo solo la, vabbè, ovviamente mi sono pulito il viso per bene e mi sono messa la crema, quella l'aloe vera, quella al 100% naturale. E almeno vediamo un po' che cosa fa, perché io vedo un po' di bollicine. Cioè, io manco a 15 anni, cioè io ho i brufoletti, ma va bene, non fa niente, sarà la seconda gioventù. È la seconda gioventù che mi porto i brufoletti. Va bene, comunque. Io adesso mi devo lavare, mi cambio e comincio a pulire un po'. E poi oggi voglio decorare, diciamo, la sala qui, cucina, l'ambiente, questo qua, un po' a tutto tema pasquale. E così. Lo faccio insieme a voi, sti capill, madonna mia. Parrucchiere, sigo del parrucchiere, sì, assolutamente, assolutamente. Va bene, ho appena anche fatto, vabbè, colazione. Ho mangiato le mie primizie. Sono veramente buonissime. Ah, poi vi volevo far vedere, abbiamo sviluppato queste due foto di Firenze. Questa qui con la ragazza di mio figlio e poi un'altra che siamo tutti insieme, l'ho messa sul mio comodino nella cornicetta, me la sono messa a fianco sul comodino che è veramente carina, dopo ve la faccio vedere. E va bene, dai, inizio. Allora, devo andare a pulire. Ma che dica a pulire? Perché quello ormai pulire nella mia testa è fisso. Mi devo andare a lavare, mi cambio e così iniziamo un po' a riordinare casa. Perché domenica non ho fatto niente, non c'ero. Ovviamente lunedì, martedì ho fatto qualcosa, non faccio niente, perché il pomeriggio un'oretta a pulire un po' sempre, perché lavorando la mattina non posso, giusto faccio i letti e poi scappo al lavoro, adesso devo pulire la casa, perché assolutamente va bene. Ci vediamo a frappè, così iniziamo. Allora, rieccomi. Ho dovuto stirare le lenzuola che devo cambiare i letti assolutamente. Perché ovviamente, ecco, non avendo fatto domenica, cioè devo cambiare. Spengo un attimo, scusate, la luce qua. Ah, io ho dato la testa. Di qui, vabbè, ho aperto solo un po' le tende. Mamma mia, che luce. Allora, raga, mi sono, diciamo, pulita il viso sempre, ho usato. Adesso vi faccio vedere. Mi sembra un po' meglio, comunque stamattina rispetto a ieri sera. Scusate, c'è la lavatrice in funzione subito, che ho cambiato il letto mio. Mi sono pulita con questo, che almeno, diciamo, un po' meglio sempre del sapone. Boh, vabbè, ho voluto usare quello. E poi, c'è pure che è stata luce. E poi mi sono messa questa qui. Pensavo che era al 100%, però è al 98%, però sempre meglio, sicuramente. E dell'equilibrio questa qua. Io mi trovo bene che ogni volta la uso anche per il corpo, tanto questa si può usare per tutto, eh. È ottima veramente come prodotto. Provatelo, compratelo, che è ottimo, bisogna sempre tenerlo, perché qui c'è scritto arrossamenti della pelle cutanea, poi
Poi sollievo dopo il sole, vabbè, rossore delle gengive, piedi stanchi, rossore da sfregamento e dopo la depilazione, quindi cioè, è ottimo. E io devo dire la verità che stamattina va meglio, perché ieri erano più che altro molto più rossi, ci sono perché ci sono, Però sembra meglio, oggi non mi trucco perché almeno facciamo respirare un po' la pelle e così dopo, che ne so, dopo prima che vado in palestra mi ripulisco il viso e mi rimetto un'altra volta questa aloe vera, vediamo un po'. Ah, vi volevo far vedere la foto, ma tanto questa è la foto che ho pubblicato su Instagram, l'avrete vista sicuramente. Questa qui, c'è il riflesso della luce, ok, così. E me la sono messa qui. Sul comodino. Poi, vabbè, ho detto ho dovuto stirare un attimo diciamo, le lenzuola sia per me che per mio figlio. Ho stirato questo qui che devo quello che avevo comprato a Lidl che dopo lo devo mettere diciamo sul tavolo. È veramente bello, fatto anche bene. Io devo dire la verità che Lidl quando mette queste cose sono anche ottime di qualità perché io ho comprato alcune cosine sempre per quanto riguarda la casa oppure alcune federe, queste cose qua e devo dire la verità mi trovo molto bene e questo è fatto benissimo a parte che poi è una fibra sintetica si stira che è una bellezza e quindi dopo andiamo a metterlo dopo quando andiamo a fare tutta la sala di là lo mettiamo insieme e vediamo un po' come allestire, come mettere le cosine. Una mezza idea ce l'ho, perché ovviamente già ho pensato come fare, come mettere. E va bene, io adesso inizio, però dato qui ci ho aperto, faccio prendere un altro po' d'aria e voglio iniziare da di là. Mio figlio dorme, ma tra un po' mi sa che si dovrà svegliare perché se no. Sono già le 9:15. Si sveglia, poi vuole fare colazione. Vabbè, io inizio qui. Devo cambiare anche i cuscini qua del divano, i due cuscini ho tolto già le federe, voglio cambiare questo, ce l'ho già qui, ecco qua pulito, bello stirato, le due federe che devo mettere lì e basta. Devo lavare a terra assolutamente, assolutamente. Va bene, inizio, perché sennò veramente tacca a parlare la finisca. Potete capire il vento che c'è? Cioè, se io apro tutte e due le finestre, è incredibile, non si può stare aperti. Quindi adesso ho pensato, lascio aperto qui, le cose che ho di qui le sto spostando, le metto di qua, perché sennò mi vola tutto, secondo me, fuori. C'ho paura che mi volano, che ne so, i cuscini e quant'altro. Quindi adesso io tutte le cose che ho di qui le sposto di qua così pulisco prima qui e dopo passo di qua e devo fare per forza così. Perché non posso tenere aperto. Aperto, è incredibile. Ma io veramente, ma quando va via questo vento? Che sega! Va bene, inizio, va.
si capisce, già non si capisce di più. E vabbè, nel frattempo si è anche svegliato mio figlio, io ho portato la colazione di là in camera perché di qui c'è vento, e così almeno sto vento si asciugherà prima a terra e facciamo pure prima. Quindi continuo adesso, lavo a terra di qua, poi dopo sposto tutto di qua, casino. Cioè prima ho pulito i vetri, mi è scappato la carta che stava pulendo i vetri, cioè se ne stava volando, cioè rendetevi conto, e ci ho aperto solo di qua adesso perché di qua ho chiuso, perché mio figlio ha detto che arriva troppo aria di là, cioè ho dovuto chiudergli la porta, vabbè lasciamo stare. Vado. Eccomi qua, non badate i capelli, qua ho risistemato tutto, dopo mettiamo le cosine di Pasqua, il letto devo ancora mettere solo il copripiumino, ho cambiato anche il copripiumino a mio figlio, e adesso devo spolverare e lavargli a terra, lui adesso è in bagno che si sta lavando, così io dopo finisco anche la sua camera perché sennò lui non sa dove andare. Poi ovviamente c'ha la play e quindi si mette lì e non rompe. E va bene, io adesso continuo, finisco lì. Madò, c'è un vento, è assurdo, non si può tenere aperto. Adesso ci ho aperto di lì solo perché non posso tenere aperto tutto, perché sennò secondo me la casa prende il volo. E quindi posso aprire un ambiente alla volta. E vabbè, pace, fa niente, cioè meglio così. Sono già le 11:15, oggi faccio la carbonara. Così almeno faccio presto e va bene, continuo. Eccomi qui, vado avanti con la prossima lavatrice. Yeah! Allora, altri panni, cioè le lenzuola di mio figlio, infiliamo in lavatrice, perché sennò ci metto anche questo qua del runner del tavolo, i cuscini, cose bianche, anche questa ci metto, la mia maglia questa qua anche che uso per casa che la devo lavare. Anche un asciugamano, scusate, starete vedendo i capelli, il braccio, ma bisogna mettere le lavatrici, ok, altre due cosine, non bisogna riempire troppo la lavatrice perché sennò i panni non si lavano bene, ok,
basta. Devo mettere la pasticchina. Io uso queste. Queste qua del Dash, che mi trovo benissimo. Poi vi voglio fare un video come io mantengo la lavatrice, tengo pulita la lavatrice, perché dato che ho avuto dei problemi vi voglio raccontare un po' la storia della mia lavatrice, così può essere che qualcuno può essere utile. E vabbè, poi ve lo spiegherò in un video a parte, cioè vi farò un video apposito per la lavatrice e vi spiegherò. Poi vabbè, ho messo la pasticchina, mettiamo... Santa, quanto sei simpatica! Arrapata, ok, si è aperta. La luce ragazzi, a noi sempre insieme, mettiamo... 40 gradi. Poi ci metto un bicchierino, questo qui, di omino bianco. Vado, Ok, ce ne metto un altro pochino, Chiudo, accendo e va. Devo pulire solo il bagno. Che bello il bello di svegliarsi presto, se uno sa che deve, c'è da fare, è la cosa più bella, svegliarsi presto, così non si fa le cose di corsa. Di qui ho finito, ho steso anche i panni, devo fare solo il bagno e dopo è la cosa più carina, non vedo l'ora di allestire tutta la sala qui a tema pasquale. Va bene, faccio il bagno e poi ci vediamo dopo con tutto l'allestimento. A dopo.
che sto ciuffo che ha fatto, vabbè. Allora, avete visto? Abbiamo messo un po' le cosine di Pasqua. Allora, vi faccio rivedere. Come avete visto, ho messo il runner veramente, veramente carino. Cioè, guardate quanto è bello. E fa un bel effetto, mi piace molto. Poi qui sono andata a mettere il cuore, quello là grande, con due ovettine dentro e i due coniglietti. Veramente carino, veramente, veramente molto molto carino. Poi qui nell'alzatina di Ikea, come avete visto, ho messo tutte le ovette, queste qua, gli ovette, gli ovini, questi qua carini, hanno anche il fiocchettino. Questo secondo me si possono anche appendere volendo, però a me mi piaceva metterle qui dentro, cioè io già ci avevo un po' studiato che mi piaceva mettere queste ovette, perché poi sono tutte colorate, quindi hanno un po' di luce, un po' di aria di primavera. Qui ci ho messo gli ovettini di cioccolata, poi ne comprerò altri perché sono troppo pochi. Dentro a questo qui che c'è lo scoiattolino, e mi piaceva metterle qui dentro. Poi qui sotto ci sono andata a mettere l'alzatina, questa qui proprio, cioè secondo me ci sta benissimo a tema, proprio c'è il coniglietto sopra, molto carino. Ci ho messo queste due ovine sopra, ovine, vabbè, questi due ovetti a forma di cera, c'hanno un po' di queste goccioline color nero, ma sono veramente carine, mi piace. E questo così. Poi qui ci sono, ho messo il coniglietto, carino, qui vicino mi piace molto, un tocco di grigio qui, e mi è piaciuto molto. Poi qui vicino al divano ci ho messo il cuoricino, questo qui, il piccolino con i due coniglietti dentro, con gli ovettini questi qua rosa, veramente, cioè questi cuori, a parte che comunque li terrò comunque, anche dopo finito, diciamo, che toglierò tutte queste cosettine di Pasqua, vedrò, ci metto due candele, delle Yankee Candle, adesso vedo, però mi piace moltissimo. Poi questo stacco comunque che dà col grigio è veramente, veramente, sono fatti veramente benissimo. E poi infine ho messo quest'altro, scusate, coniglietto qui, che mi piaceva molto, comunque sempre quel tocco di grigio qui, e così. Spero che vi piace come ho messo un po' le cosine. Io veramente volevo comprare anche proprio questi fiori qui finti da mettere dentro al vaso, però non li ho trovati, e vabbè, non fa niente, lascio questi, tanto un tocco di primavera ci sta bene. E niente, spero che vi piace, diciamo, come ho messo tutte le cosine queste qui di Pasqua, giusto per dare un tema un po' pasquale. Adesso ho messo anche la pentola perché dobbiamo mangiare, sono l'una meno 10. Adesso mi appoggio da una parte, devo fare la pancettina, quella lì, il guanciale per fare la carbonara, scusate, questo qui, devo preparare le uova. Allora, adesso mi appoggio da una parte, vediamo il frigo perché sennò non va bene aperto. Allora, adesso vedo un po' dove vi appoggio. Eccomi qua, ho preso il guanciale, questo qua, lo vado a tagliare a listarelle. Aspettate che accendo quest'altra luce. Dietro c'ho la luce della finestra che un urto mi dà, però mica la posso abbassare. Prendo il coltello e taglio. Comunque è buonissimo questo guanciale, pancetta, io non ci ho capito ancora che cavolo è. Non ci sarà scritto? Guanciale! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo capito! Cioè, io ho capito, ma Cristian sicuramente l'aveva capito, era il guanciale. Va bene. Allora, facciamo così. Preparo un attimo e poi dopo... Ecco, ho fatto quello che dovevo fare. Ho cotto il guanciale, ho preparato le uova, ho messo la tavola. Ho fatto subito... Io sono molto veloce, ma come noi donne. Mica come Cristian Acciuolo, che cucina solo. Fatto pure prima. Adesso sto scongelando il pane. Perché voi sapete, no, che io compro il pane il sabato, me lo taglio a fette e poi lo congelo, così tutti i giorni non sto a pensare il pane, ce l'ho già bello pronto. E vi devo dire che mi trovo benissimo. Come pasta, ho detto, no, che faccio la carbonara, ho buttato i sedani rigati, questi della De Cecco, quelli là adesso vi faccio vedere, perché già sono in pentola, dove siete, coli. Questi qua,
E niente, tra un po' arriva anche Cristian. Mio figlio, spero che adesso finisce di giocare con la Play, perché poi quando è pronta lui ancora gioca. Quindi devo preparare a mettere la bottiglia d'acqua. Scusate se vi faccio venire il mal di mare. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, diciamo, le cosine che ho messo per Pasqua. A me piacciono molto, non tante cose, giusto quel tocco per comunque dare quell'aria di festa, no? Di Pasqua e va bene. Quindi adesso noi, vabbè, pranziamo, poi nel caso ci vediamo dopo. Un bacione, ciao! È arrivato anche Cristian! Saluta! Ciao a tutti! Stiamo aspettando questo cocia pasto! C'è fame? E quando mai avete sempre la fame? Ho fatto la carbonara, buona. Sicuramente più buona della tua. È finito anche il guanciale. No. Eh sì. Allora, peccato. Tutto a posto voi? A me tutto a posto. Hai fatto i video pulizie? Sì, no, perché pulito. Si nota. No, si nota nel senso che non, cioè, non posso. Sono entrata. Allora, cominciato a sporcare niente. Sono andata a lavare le pareti, ce l'avevo dietro. Sì. Non schizzate da nessuna parte. Mamma mia. Perché mamma mia. La soddisfazione di pulire deve durare, non è da durare 2 secondi. Allora, facciamo una cosa. Quando fai le pulizie, prenoti in albergo e ci andiamo 2 o 3 giorni. Fosse una bella cosa, sai? Ti mando un bacio. Bella cosa, vedi se la pasta è cotta. Va, vediamo un po', No, è dura, già si sente. La boia. E non vi dimenticate mai. Ci vediamo dopo. Allora, rieccomi qua, mi sono seduta, mi sono presa un bel caffettino, perché adesso devo andare in palestra. Vabbè, abbiamo mangiato, fatto, rassettato tutta la cucina, ho steso un'altra lavatrice. Ho risposto a tanti commenti che mi sono arrivati nel video che ho pubblicato oggi, il video di Firenze, il blog. Penso che l'avrete già visto ormai. E niente, che soddisfazione vedere la casa pulita in ordine, tranne la camera mo di mio figlio, perché capirai, d'altronde che deve fare, mica può rimanere fermo e imbambolato, no? È anche giusto che viva nella sua camera. E niente, che vi volevo dire, spero che le cosine che ho messo di Pasqua vi piacciono. Mi raccomando, me lo fate sapere giù nei commenti se avreste voluto mettere qualche altra cosina. Per me va bene così, perché troppe cose non è che mi piacciono molto, troppo pacchianate, non lo so, a me non piaccio. Giusto quel tocco per rendere, diciamo, l'ambiente a tema, ovviamente, di Pasqua, la primavera. E niente, quindi fatemi sapere. E niente, io chiuderei qui il vlog, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando mettetemi un pollice in su, iscrivetevi al canale sempre se vi va, io non obbligo nessuno, per carità di Dio, e se vi va seguitemi anche su Instagram, sempre come Giusy Biusy, e noi ci vediamo al più presto con un prossimo video. Un bacione e ciao a tutti e grazie, grazie, grazie di tutto quello che mi scrivete sotto i video, perché mi riempite il cuore e mi date una grande, grande forza, voi a me, veramente grazie. Quindi un bacione e ci vediamo presto, ciao!